mente subito che la mia strada era proprio andare a fare lo stilista. Ricordo mia madre che trasformava 3 metri di stoffa in preziosi vestiti. Per me era come una magia. Ha iniziato così il suo incontro con gli studenti dell'indirizzo moda dell'Istituto Leonardo da Vinci di Sapri, lo stilista di alta moda Jamal Tazlak. Un racconto partito da lontano per arrivare a far comprendere ai giovani aspiranti sarti e stilisti la bellezza dell'artigianato e l'importanza della qualità dei tessuti. Mi fa piacere di stare con i ragazzi, di raccontargli della mia esperienza e farli capire che l'alta moda, la qualità e l'originalità rispettando vince e bisogna darla vita, perché l'artigianato è quello che ha reso questo paese unico nel mondo. E usare le mani nei mestieri, specialmente nell'alta moda, nella sartoria, è una cosa unica. E c'è una clientela vasta nel mondo che vuole il Made in Italy. Secondo me bisogna preparare un esercito che è capace, che comunque ha questa possibilità, c'ha la bellezza del paese che offre dal nord fino al sud. C'è la gioventù, c'è tutto, anche i primi materie. Per cui secondo me una strada da riprendere, che comunque sarà una strada vincente, perché il Made in Italy, l'Italia è conosciuta nel mondo grazie alle sue eccellenze. Io non sono di origine italiana, sono palestinese, ma io il mio sogno ho voluto realizzarlo in Italia, a Firenze e a Roma. E essendo anche non italiano, sono cresciuto grazie a mio padre che mi diceva: questa è fatta in Italia, Made in Italy, questa parola mi ha trascinato qua. Ho fatto i miei studi, ho iniziato a coltivare il mio sogno a Roma e, ringraziando Dio, ho realizzato, perché anche senza aiuti, se uno ci crede, deve avere umiltà, pazienza e andare avanti. Un settore, quello della moda, che piace sempre di più ai giovani, e questo giustifica il motivo per il quale sono sempre in tanti a scegliere il Leonardo da Vinci per imparare a disegnare, tagliare e cucire abiti unici e originali. Siamo riusciti a fare sempre le 5 classi, abbiamo 5 classi, un corso completo. Tra l'altro voglio anche annunciare che inizieremo anche l'anno prossimo un corso serale, un triennio serale, proprio per chi volesse recuperare un po' anche il suo percorso di studi e finalizzarlo proprio alla produzione tessera, all'abbigliamento e alla moda.